Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo di morti per overshot. Dunque, l'overshot day è il giorno in cui si finisce le risorse prodotte nell'anno dalla Terra. Se gli esseri umani fossero in equilibrio sulla Terra, l'overshot day sarebbe vicino al 31 dicembre. Gli italiani sono in equilibrio con il loro ambiente, sì o no? Beh, no, l'overshot day nel 2023 è stato calcolato il 15 di maggio 2023, il link lo trovate in descrizione. L'Italia è quindi lontanissima dal 31 dicembre, data appunto in cui dovrebbe esserci invece l'overshot day, appunto con la scala metaforica. Adesso andremo a giocare con i numeri per vedere di quanto i consumi dovrebbero calare in Italia per essere in equilibrio con il territorio italiano, oppure in alternativa vedremo di quanto dovrebbe calare la popolazione italiana per portare l'overshot day al 31 dicembre ed essere in equilibrio con il proprio territorio. Poi calibreremo la data dell'overshot day sui dati demografici del 2050 e ragioneremo intorno ad alcune date dell'overshot day per inferire un po' di numeri sui futuri morti per overshot nel 2050. Eccoci qua, alcuni numeretti. 15 di maggio 2023, la data dell'overshot. In Italia siamo 60 milioni, 365 giorni all'anno. Il primo gennaio 2023 è il primo del giorno dell'anno. Quindi dal primo giorno dell'anno al 15 di maggio 2023 sono passati appena 135 giorni e siamo stati 230 giorni in overshot day nel 2023. Quindi di quanto dovrebbe essere il calo pro capite per rientrare, diciamo, con l'overshot al 31 dicembre? Dunque 135 giorni sta a 365, come quello che avremmo dovuto fare rispetto a 100 che invece viene fatto dopo 365 giorni. Il risultato è 37, quindi di conseguenza il calo pro capite è pari al 63%. Calo della popolazione, dunque siamo 60 milioni e presto detto, a parità di consumi, per avere un overshot day al 31 dicembre, ma a parità di consumi in Italia invece che 60 milioni dovremmo essere 22.2 milioni. Questo in termini di overshot day, ossia consumi, per essere in equilibrio con quello che c'è in Italia. Ecco, con i consumi che abbiamo noi e che estraiamo dal territorio, per essere in equilibrio non possiamo essere 60 milioni, ma con questo livello di vita dovremmo essere 22.2 milioni, con un calo della popolazione del 63%. Se invece vogliamo essere 60 milioni di persone, per stare all'interno dei dati dell'overshot day, dunque cosa dovremmo fare? Il PIL, prendiamo il PIL pro capite che è stato di 32.441, ci togliamo la propensione al risparmio del 7,6%, abbattiamo il PIL pro capite del 63%, quindi caschiamo in un valore intorno di 11.000 euro. Quindi per stare all'interno, diciamo, del quello che ci offre il territorio Italia, considerando l'overshot day del 15 di maggio 2023, se vorremmo continuare a essere 60 milioni di persone, parametrando, diciamo, la data dell'overshot day in termini di PIL pro capite, sottratto la propensione al risparmio, mantenendola, diciamo, praticamente anche quella è consumo, però diciamo che lo mettiamo a risparmio, ecco, dovremmo abbattere il proprio PIL pro capite, che poi andrebbe finito spesso perché tutto quello che non risparmiamo lo consumiamo. Quindi parametrando all'overshot day al PIL pro capite speso, quindi sottratto della propensione al consumo, cioè propensione al risparmio, pardon, dovremmo andare a battere praticamente del 63% e quindi spendere soltanto 11.090 euro.
Morale della favola, per mantenere lo stesso livello di consumo invece che 60 milioni dovremmo essere 22,2 milioni. Se siamo 60 milioni dovremmo praticamente avere un reddito pro capite di 11.090 euro per essere all'interno dell'overshot al 31 dicembre. Eccoci qua, 2050. Dunque, immaginiamo che nel 2050 il territorio italiano possa sostenere solo 22,2 milioni di persone, situazione ceteris paribus con quella attuale. È diciamo un'opzione estremamente ottimista, perché sapendo i danni del cambiamento climatico con risalita del livello del mare, cuneo salino, medicane, trombe marine, trombe d'aria, cali delle rese agricole, shock finanziari, shock idrici, shock nelle materie prime, shock nei prodotti alimentari, quindi con tutta una serie di eventi negativi intorno al 2050, noi però immaginiamo che si riesca diciamo a mantenere lo stesso livello, praticamente il territorio vi siano delle praticamente delle serre, pannelli con energie rinnovabili che comunque subiranno dei danni da medicane, ma comunque vi sia la possibilità diciamo di riparare la situazione, produzione diciamo larga produzione di diciamo di prodotti agricoli, in particolar modo alghe, in modo da continuare a mantenere sostanzialmente un minimo di allevamento per generare proteine da allevamento, e quindi si riesca praticamente con e sviluppo praticamente della coltivazione dei pesci, quindi ingerendo proteine da pesci a cui si dà praticamente delle alghe oppure farine di insetti, si riesca comunque a mantenere uno spazio diciamo vitale che possa sostenere 22,2 milioni di persone, che è praticamente l'attuale livello di produzione. Ecco, nel 2050 gli italiani però saranno solo 52,2 milioni, quindi non c'è spazio, di conseguenza in sostanza 30 milioni di italiani dovrebbero o crepare oppure se ne dovrebbero andare all'estero, ammesso che vi siano i paesi che accettino diciamo italiani migranti, non so, magari forse in Russia, in Siberia, dove ci sarà tanto spazio e sarà anche un bel posto dove vivere, forse nel 2050, quasi sicuramente nel 2050, non è detto però che i russi siano d'accordo. Quindi o vanno praticamente questi 30 milioni di persone, se ne vanno in Russia a vivere in Siberia, sempre che i cinesi non abbiano qualche cosa da dire o che i russi non abbiano qualche cosa da dire, oppure questi 30 milioni di persone non avranno spazio e quindi dovranno morire. Se invece ci troviamo di fronte a una migrazione di 1,2 miliardi di africani, la popolazione italiana nel 2050 sarà 1252 milioni tra italiani e africani, ma con uno spazio vitale che sosterrà solo 22,2 milioni. Di conseguenza ci sono 1230 milioni di persone che o crepano oppure se ne dovranno andare da un'altra parte. Non credo che i russi accetteranno 1230 milioni di persone in Siberia, non credo proprio, perché forse magari i cinesi avranno qualche cosa da dire. E quindi con questo abbiamo detto, di conseguenza si vede che nel futuro la popolazione italiana deve indubbiamente calare di numero ed investire in tecnologia per poter mantenere diciamo un livello di produzione tramite diciamo la coltivazione diciamo del mare per pesce, utilizzo di farine di insetti per la produzione di pesce, la coltivazione di alghe per coprire i cali sostanzialmente di cali agricoli, le rese agricole per danni da cambiamento climatico, e poter mantenere un minimo di allevamento, polli, conigli, mucche, maiali e quant'altro. Questo ipotizzando ovviamente che si riesca a mantenere
quello l'attuale livello praticamente di autonomia alimentare per 22.2 milioni di persone, perché il resto sono tutti in overshot, quindi con uno spazio vitale di 22.2 milioni di persone, per mantenere un livello alimentare pari a quello di oggi bisognerà essere 22.2 milioni di persone. Nel 2050 saremo 52.2, questi 30 milioni o muoiono o se ne vanno in Siberia, ammesso che praticamente i russi ce li vogliano. Non c'è spazio per gli africani, 1252 milioni tra italiani e africani, ecco, sul territorio italiano, ammesso che possa sostenere 22.2 milioni di persone, i 1230 milioni di persone dovrebbero o crepare oppure andare in Siberia, ma credo che gli russi quanto i cinesi non ce li vorranno questi 1230 milioni di persone. Di conseguenza potete vedere da soli quant'è la catasta immensa di morti causati per overshot day nel 2050, ceteris paribus ovviamente la situazione attuale, che nel futuro sarà già difficile poter mantenere un livello di spazio vitale di 22.2 milioni di persone in relazione all'overshot day. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.